prima era un panda strambo. Bex! E ho incontrato un hater. Stephanie, diventa napoletano. Mi hai ucciso, mi hai ucciso. Non so come si legge. Bella ragazzi, questa è Pina e bentornati in questo nuovo video vlog del sabato, ragazzi. Va bene, se lo dice lui, ragazzi, è vero. Beh, ragazzi, questa è Pina e bentornati in questo nuovissimo vlog del sabato. Il classico vlog dove leggo i vostri commenti, vi porgo una domanda, apro i vostri pacchi e diciamo stupidaggini assieme, che di solito usciva il sabato. E guarda caso è uscito il sabato anche stavolta. Ho tantissime cose da raccontarvi. Come avrete visto in alcuni video, siamo riusciti ad andare a vivere insieme io e Surri e stiamo cercando di ultimare la casa a Milano. Abbiamo preso in affitto questo appartamento, un appartamento molto grande perché comunque siamo in due persone, dobbiamo entrambi registrare e lavorare in casa, quindi ognuno ha i suoi spazi, la sua camera da letto, il suo bagno e poi condividiamo gli spazi comuni come il salotto e insomma la cucina, quelli di base. Abbiamo preso in mano questo progetto e questa decisione anche per realizzare dei video, dei progetti più importanti tutti assieme, considerando che ora tutti e quattro abbiamo un appoggio a Milano. Questo non significa che non vedrò più i miei amici qua, che non vedrò più la Marina. Io e la Marina continueremo a stare insieme. Ci saranno dei momenti che starò più tempo su e dei momenti che passerò più tempo qua a Firenze. Ve l'ho sempre detto, no? Che io sono un tipo che vuole sempre fare tutto, non si vuole mai far sfuggire nulla di mano. Vi abbiamo anche svelato il progetto segreto che abbiamo portato avanti per 2 settimane, che si chiama hashtag Social Face, che andrà in onda su Sky 1 da maggio. Sono veramente entusiasta di questa cosa, quindi non vedo l'ora che esca per vedere anche il vostro responso a questo progetto. E sono anche appena guarito a febbre, mal di gola e bronchite. Cioè non è che in questo istante ho schioccato le dita oppure ho preso l'antidoto, però insomma in questi giorni non sono stato tanto bene, quindi sono contento adesso di stare meglio. E anzi vi ringrazio per tutti i messaggi di supporto che mi avete scritto sotto alle foto di Instagram, perché è lì che vi avevo comunicato che appunto non mi sentivo bene. Questo è il mio profilo di Instagram, se vi va seguitemi. Un'altra news è che in questo momento non ho un treppiedi, ma sto utilizzando delle scatole sopra ad uno scaleo per arreggere la telecamera. Ci sono anche i libricini di Minecraft. Spero solo che da un momento all'altro non mi tradisca cadendo per terra. Direi di iniziare subito leggendo i commenti più epici degli ultimi giorni, dell'ultimo periodo, che mi hanno fatto veramente svellicare le risate. Il primo è di Antonietta Castaldo, che scrive: Stephanie, diventa napoletano. Così da un momento all'altro uno sceglie di cambiare città. Potrei diventare del Molise, ma a quel punto scomparirei. Poi tra l'altro in questi giorni siamo a Napoli, quindi vi arriverà sicuramente un vlog, perché stiamo registrando delle cose molto fighe che poi vedrete sui canali. Poi abbiamo David Troiani, che è una persona molto confusa secondo me. Step, eri il mio youtuber preferito, ma ho visto qualcosa e ora, anche se mi dispiace, ma ho dovuto disiscrivermi. Che cosa è successo che ti ha fatto cambiare idea? Perché non si percepisce al tuo commento, non capisco perché lo stai facendo. Sei liberissimo di farlo, non sarei io certo a fermarti, però fammi capire cosa ho sbagliato. E poi c'è Francesco 22 che dice: Ste, mi hai ucciso. Mi hai ucciso. Non so come si legge. E giustamente gli risponde Darst: tu hai ucciso la grammatica. Poverino, perché non ha messo l'H davanti alla I. Perché magari può anche capitare che alcuni sbagliano per colpa del correttore, Chi lo sa? Chi lo sa, SH. E poi c'è lui, che mi permette poi di raccontarvi una cosa epica, che è Alessio Gedi, e scrive: sei una merda per aver griffato Surrel. Spero che tu crepi sbudellato sotto un meteorite, lurido pezzo di merda. Addirittura sotto un meteorite, cioè deve cadere il mondo per uccidere me, va bene, ok. Ti ringrazio, hater. E poi c'è Giuseppe Pepe, anche lui molto confuso, che scrive: senza offesa, comunque vi stimo tantissimo. Magari ha pensato che fossimo allergici al pepe, quindi vi stimo, ma non vi sentivate offesi al fatto che mi chiamo Pepe? Non lo so. E per ultimo commento, ma non per questo meno divertente, Domenico Astuni, che scrive: Sepni, fai la Sky Bowers con Surri. La Sky Bowers. Non la farò mai, la Sky Bowls con Surri. A proposito di haters, quel ragazzo che ha scritto prima, volevo raccontare che a Torino mi è successa una cosa veramente allucinante. Come vi ho anticipato anche prima, non mi sentivo molto bene, ma nonostante questo avevo preso l'impegno di essere presente al Torino Comics insieme agli altri mates, Joker, Tudor e chi più ne ha più ne metta. E fanculo i microbi dentro al mio corpo, ho detto: andiamo comunque ad incontrare quelle persone che, poveracce, staranno là dietro le transenne, in mezzo alle spinte, in mezzo al calore, al sudore, giusto
giusto per incontrare noi, per farsi una foto. Ho dato il massimo delle mie energie, nonostante questo ogni tanto sono dovuto rientrare sia per cazzeggiare un pochino sia per riposarmi un attimino, perché è stancante anche per noi, non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. E la giornata era praticamente volta al termine, cioè c'erano pochissime persone rimaste fuori. Io stavo firmando gli ultimi fogliettini, facendo le ultime foto, quando ad un certo punto vedo avvicinarsi un ragazzino con la maschera di V per Vendetta e un cellulare in mano, tutto spavaldo, no? Immaginatelo lì, Tirello che si avvicina a me. Io, pensando che fosse un semplice ragazzo che mi seguiva appunto per quello che faccio su YouTube, gli dico: vuoi fare una foto? Lui fa: ma no, facciamo un video. Eccolo qua, questo lavora grazie a voi, 1 milione di rincoglioniti su YouTube che segue questo coglione. Io rimango tipo un attimo così, poi, cioè, d'impulso, visto che stavo anche stanchissimo, gli faccio: ma tu madre! Provo a levargli la maschera, gliela sfilo di un pezzettino, lui fa: me la levo la maschera. Si leva la maschera e fa: che c'entra mia madre? E io sinceramente a quel punto ho pensato: da una cogliona può nascere solamente un coglione, perché una persona che non ha il rispetto delle altre persone è proprio un deficiente. Tant'è che a quel punto inizia a allontanarsi e mi inizia a fare: ma io manco cazzo so chi sei, ma chi ti conosce? Stempi. E io dico: ma che cazzo vuoi? Sei te che hai pagato 13 euro per venire qui in fiera ad offendere me che manco mi conosci? Ma sei scemo? Ah, lui prende e se ne va via. Io mi giro, guardo Sbucci che era là e rimane allibito anche lui. E poi dopo, vabbè, raccontando questa storia a tutti gli altri, mi sono fatto una risata. Però tutto sommato questa cosa mi ha reso un po' felice, perché per la prima volta nella mia vita ho incontrato un hater. Che cosa meravigliosa. E questo ti fa capire che non solo si nascondono magari dietro ai commenti offendendo direttamente non solo le persone, ma anche nella vita reale con la maschera, no? Era venuto lì a farsi il video con me con la maschera, come per fare lo spavaldo della serie: l'ho preso per il culo davanti a tutti. Tutti, per modo di dire, visto che eravamo rimasti in pochissimo, la fiera stava chiudendo. È venuto dopo semplicemente per il fatto che non voleva fare una figura di merda davanti a tutti. Però sono esperienze che ti fanno crescere, Sono contento di averlo incontrato così. So anche come è fatto un haters, come si muove, come si atteggia addosso alle persone. Perché quando l'ho visto arrivare, non è che è venuto poi subito da me a farsi il video, anzi è stato lì dietro un pochino a girovagare dietro alle persone, magari stava pensando a cosa dirmi e gli è venuto fuori 1 milione di rincoglioniti che lo segue. Se stai guardando questo video, ma lo dubito fortemente, volevo solamente dirti che sono fiero di quello che faccio e delle persone che mi vogliono bene. Anzi, quando conosco le persone come te, sono ancora più contento di essere come sono io, quindi perfetto. E quindi niente, volevo raccontarvi questo piccolo aneddoto che mi era successo, che mi rimarrà per sempre, perché mi ricorderò di questa storia. E prima di andare ad aprire quei 4 pacchi che ho qui al mio fianco, volevo parlarvi un attimo del progetto che ha aperto Cotto e Frullato, la campagna di crowdfunding per organizzare una registrazione epica del finale di Cotto e Frullato. È una campagna veramente grossa, però per un progetto secondo me di una qualità allucinante. Io conobbi il programma Cotto e Frullato completamente a caso, poi ho avuto anche il piacere di incontrare Maurizio di persona e avrei molto piacere se qualcuno di voi è disposto ad aiutarli in questo bellissimo progetto. In pratica vogliono realizzare un film, quindi con un budget un pochino più alto di quelli che magari sono i video normali, perché richiede comunque attrezzature, sceneggiature, attori, trucco, make up, cibo, spostamenti, tantissime cose. E in questo momento sto registrando questo video, siamo al 50% della raccolta dei fondi. Io penso che non sarò in grado di aiutarli abbastanza, però ci tenevo a fare questa menzione all'interno del mio video, perché comunque fanno parte di YouTube e se una parte qualitativa non va avanti come loro, rimango male, cioè non mi sembra giusto come cosa. Detto questo, apriamo dei pacchi che mi sono ritrovato in casa. Questo è di Nicole da Villa Palazzi. Oh, che cos'è? È un panda! Un po' schiacciato, mo lo rendiamo un panda tondo, perché prima era un panda strambo. Wada! È Kung Fu Panda questo. Bellissimo, grazie. Una pecora dice all'altra: ma sei ubriaca? E l'altra risponde: Bex. Questa l'ha vinta tutte. Sapete cosa fa una gallina frettolosa? Va subito al sodo. Grazie Nicole per queste perle che ci hai regalato. E direi di proseguire con questo pacco qua per Stefano Lepri. Ciao Step, sei un grande. Questo è per il traguardo del 1 milione di iscritti. Questo regalo è per di più per Wilson. E scusa per la scrittura, ma non sono molto bravo in inglese. Ma che cos'è? Ma non ci credo! Ha regalato tipo un vestito da mettere a Wilson, ma sinceramente penso che non ci stia, Mo' proviamo. Tentativo di scissione numero 1. Già, più o meno gli sta. Sembra assurdo, però dovrebbe dimagrire un pochino il nostro carissimo Wilson. Qua da Steppi è tutto varu!
Non è Varu, è Bonnie. Non mollare mai, va bene. Grazie mille per il regalo. Poi cos'è che abbiamo qua? Aprilo in un vlog. Un pacco gigantesco di Goleador. Come se mi mancassero, vero? Quando smetterete di regalarmi Goleador? Mai penso. E poi ci sono tante cose da regalare: i pupazzi, le lettere, i disegni, i blocchi di diamante, le Porsche, le Ferrari, i Lamborghini, le chiavi di casa. Tante cose possono regalare. Ecco, ho già capito, guarda. Qui c'è la testa del Creeper. Dal peso specifico di questo pacco non mi stupirei se ci fossero delle caramelle, guarda. Cos'è questo? Direttamente da Parigi arriva. Queste. Voglio solamente assaggiarne una. Stranissimo. E altro troppo zucchero. Ce ne sono miliardi. E c'è anche Paperino. Ragazzi, io spero che questo videovlog del sabato vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate, condividete, se avete fatto iscrivervi al canale. La domanda della settimana è: qual è il vostro film preferito? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Quando sempre è tutto. Cazzo! Sapevo che finiva così.